Oggi il live social è stato invaso da 5 talentuosi, bravi ragazzi, ragazzi che ho qui con me, che ho il piacere e il privilegio di intervistare. Loro sono una band, una tribute band si definisce, ma io la chiamo semplicemente band perché mi piace chiamarla così, perché secondo me ognuno di loro ci mette il suo, non sono semplicemente una replica, loro sono in reunion, tutti in reunion per l'appunto, e abbiamo, non in ordine sparso, andiamo a definire anche il loro ruolo all'interno della band, il loro doppio ruolo all'interno della band, e sono Massimo Bertolini, detto Max. Ciao Max. Ciao. Poi abbiamo Roberto Passalacqua. Ciao Roberto. Ciao. Poi, se non mi sbaglio, Lorenzo Salvioni. Ciao. Gio di Casimirro. Ciao. E infine Luca Pellini. Ciao. Bene, ciao a tutti e cinque ragazzi, cercherò di darvi un po' di spazio a tutti, ma nel frattempo presentiamoci anche con chi siamo dall'altra parte del costume, perché voi siete i Reunion, la tribute band dei Pooh, lo diciamo, quindi dei Pooh voi a chi corrispondereste? Io Max. Sì, sono tastierista e provo a interpretare Robby Facchinetti. Da quanti anni? Troppi. Sì, tanti anni, praticamente sono reduce di altre band, adesso sono 2 anni che abbiamo fondato i Reunion. I Reunion, una band che esiste da ben 2 anni. Invece cosa dice il nostro Roberto Passalacqua? Chi sei, Roberto? Ciao, allora, io sarei Red Gantzian e provo con il massimo impegno e entusiasmo e intendo di tutte le mie energie a fare il bassista dei Pooh. Il bassista dei Pooh, per l'appunto. E poi andiamo con Lorenzo Salvioni. Ciao, io interpreterei Stefano D'Orazio per quel che mi è possibile e nella band sono il batterista. Poi abbiamo Gio di Casimirro che è? Io sono il cantante chitarrista che emula lontanamente Do di Battaglia. È molto umile il nostro Gio per l'appunto. E quindi chi rimane? Rimane il nostro Luca che è? Il tastierista, aggiunto. Aggiunto. Aggiunto, lo diciamo. Ebbene, chi di voi vuol cominciare a parlarmi dei Reunion? Come nasce questa band? Questa band di appassionati, ma ripeto, anche talentuosi, perché lo diciamo per chi ci ascolta in radio, ma anche chi ci guarda in video. Poi saggeremo alla fine della nostra intervista il vostro talento. Beh, credo che i Reunion non sono nati in 5, cioè qualcuno si sarà aggregato dopo, successivamente, quindi cominciamo a parlare della storia da chi l'ha messa su questa band. Praticamente, Max. Diciamo, l'ho messa su io e dopo tante esperienze sui palchi con altre band, stanco delle altre situazioni, ho deciso di ricostituire una cosa mia, diciamo, una cosa più professionale. E praticamente niente. Forse era una cosa che volevi sempre fare. Sì, 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 sì. Da sempre, sempre. E chi hai trovato sulla tua strada? Lorenzo Salvioni. Quindi, diciamo, Lorenzo è anche stato uno dei primi. Sì, poi con vari annunci, varie cose, ho contattato Roberto Passalacqua. Ciao. E poi si è aggiunto Gio di Casimirro. E infine il nostro Luca. Ultimamente, sì, Luca Pellini. E quindi questi sono diventati i Reunion da 2 anni a questa parte. Bene, Max, ora voglio lasciare spazio a chi è più in fondo. Dico più in fondo perché chi ci guarda sa bene che abbiamo Luca e Gio che sono più in fondo. Ragazzi miei, mi raccontate come si sono trasformati, come si sono evoluti questi 2 anni di musica assieme? Perché poi lo diciamo, tribute band, sì, ci rifacciamo sicuramente a dei grandi artisti, a una band storica, certamente, come possono essere i Pooh, ma io credo anche che ci date del vostro, vero? Sì, guarda, intervengo io brevemente perché sono l'ultimo arrivato e quindi quando mi hanno contattato e mi hanno chiesto di far parte di questo gruppo ho detto i Pooh, ma i Pooh è un colosso, dico, quindi è un gruppo, per me era stratosferico, ho detto guarda proviamo questo progetto e quindi sono entrato su suggerimento di Sergio, di Joe, e ho detto va bene, partecipiamo. Quindi ho iniziato questo percorso anch'io da poco. E non te ne sei pentito? Non me ne sono pentito. E non ne sei pentito. Mi piace che hai preso tu la parola. Abbiamo iniziato con Max che era l'alfa, abbiamo finito con te che sei l'omega. Allora andiamo a vedere nel mezzo. Joe, allora partiamo un po' da te. Questi 2 anni, lui, il nostro Luca, è la new ent e dice che non si è pentito di tutto questo. Cos'è che ti ha convinto a te, Joe, che insomma sei entrato in un tempo intermedio da quello che ho capito? Beh sì, io sono entrato in un tempo intermedio, già loro erano a buon punto e per l'amicizia, diciamo, di Massimo che mi ha condotto a questa cosa, che a questo progetto. A questo progetto, faticoso perché comunque
per molti sembra una locazione semplice da raggiungere, ma in realtà cantare e suonare i Pooh non è per tutti. Io non è che voglia essere vagliato da... Insomma. I Pooh hanno questa grande caratteristica, hanno una musica che dall'abito, ecco, mettiamola così, voglio utilizzare questo termine, sembra molto pop, popolare, nel senso raggiungibilissima, sì. Ma al suo interno, al suo contenuto, non sono un musicista, ma si intuisce bene che c'è una struttura da decodificare. Non è facile poi andare allo spirito della canzone stessa. E poi, dall'altro, i Pooh, e lasciatemelo dire, è difficile catalogarli in un genere. Sono loro che prendono i generi e li trasformano un po' come, esatto, vogliono. E questa, sì, forse è la difficoltà anche che si può riscontrare nel fare, diciamo, il tributo ai Pooh. E a mio avviso, da musicante, la difficoltà più grande è il sincrono di questi artisti. Il sincrono tra canto e musica insieme, perché sui palchi ne vediamo tanti, anche famosi, che hanno, certo, la band dietro, cantano e hanno la chitarra acustica molto, molto spesso spenta. Tu mi dici che il sincrono è la parte difficile. E allora, in questo caso, Lorenzo, voglio fare una riflessione con te, Lorenzo. Cioè, non è che magari non solo eravate appassionati dei Pooh, ma vi siete ancora più innamorati dei Pooh nelle prove, perché nel fare i Pooh, nel provare i Pooh, vi siete accorti, ma questi come hanno fatto a fare tutto questo? Diciamo, secondo me è un po' un ciclo virtuoso, per carità, ma sicuramente complesso, che vi ha portato ad appassionarvi sempre di più man mano che voi provavate i Pooh. Sì. Ecco, vorrei metterlo su questo punto di vista. Sì, senza dubbio, fare le prove, comunque collaudarci come gruppo, oltre ad averci affiatato molto, ci ha anche fatto appassionare ancora di più alla musica dei Pooh. Cioè, io personalmente, per me questa è la mia prima esperienza, questo è il mio primo gruppo ufficiale, diciamo, sì, in cui ho fatto qualche serata, stiamo facendo delle serate, e inizialmente, cioè, non che sia stato complicato, perché io la passione per i Pooh ce l'ho da sempre, da quando sono nato, diciamo. Io sono cresciuto a pane e Pooh, cioè, si può dire. Pane e Pooh, sì, beh, sono giusto. Cresciuto a pane e Pooh, e diciamo, ecco, addentrarmi in questa avventura, molti mi dicevano: guarda, è rischioso, potresti bruciarti, sai, la tua prima vera esperienza con una tribute band dei Pooh, certo, che sono un colosso, come che giustamente sono Luca storia della musica italiana. Invece a me è stata proprio questa passione che mi ha portato a confrontarci, cioè, con tutto non questo, è stato, sì, uno ostacolo, bensì uno stimolo. Uno stimolo, e lo è ancora di più. Ora, nessuno me ne voglia, Max, dimmi. Precisiamo che Lorenzo è la nostra enciclopedia vivente, che sa tutto. Abbiamo svelato sto retroscena, bene. Sì, praticamente sa tutte le date, sa tutti i testi a memoria, dalla prima all'ultima, quelle più sconosciute. E poi sono i Pooh, quindi è il massimo vanto. Quindi non possiamo dire altro. Nessuno me ne voglia, dicevo. Però il più romantico tra di voi, ho capito, fuori onda, è Roberto. Quindi Roberto, a te ti faccio una domanda difficile, veramente difficile. Avete suonato insieme, avete fatto serate, avete fatto eventi insieme. Io ti domando, Roberto, forse qualcuno di voi, oltre a Roberto, potrà condividerlo. Qual è l'evento, la serata, la messa in scena, così vogliamo anche chiamarla, che ti è rimasta più nel cuore in questa grande avventura? È difficile questa, sembra facile come domanda, ma non lo è. Sono diverse le serate, i concerti che ci hanno dato soddisfazione e emozione a tutti quanti noi. Però quella del Billions, che tra l'altro dovrebbe essere anche, se non erro, quella che poi manderemo... Ah, nel nostro video, esatto, nel video social, quindi troverete anche la serata o sprazzi della serata per farvi capire anche il perché loro si sono emozionati, oltre chi ovviamente ha goduto del vostro, sì, concerto, sì. Diciamo, questa forse è quella che vi è rimasta più nel cuore, o ti è rimasta a te, Roberto? Io penso in questo caso di parlare un po' per tutti, ci è rimasta nel cuore perché era una location molto bella, ci ha seguito molta dei nostri fans, amici. Sono venuti a vederci per l'ennesima volta, perciò significa che in fin dei conti qualcosa al cuore di è rimasto, certo, la facciamo arrivare, si sono fidelizzati, ecco, mettiamola così. E allora, a questo punto, parliamo anche del futuro. Abbiamo fatto un passo nel passato, quindi adesso vediamo un po' cosa accadrà nel prossimo futuro, al fine del 2018, al 2019, quali sono i vostri progetti, perché no, anche i vostri sogni. Siamo in radio e bisogna svelarsi. Chi vuol prendere la parola?
Lorenzo, bravo. Abbiamo intuito. Sì, sì, avete intuito. Anche perché la prossima data si fa proprio nel mio paese. Adesso. Sabato prossimo suoniamo ad Agosta. Benissimo. Suoniamo, che è il paese dove vivo. Ottimo, ottimo. Quindi sarà anche un ritorno alle origini da questo punto di vista. Sì, sì, sì. Ebbene, però adesso dobbiamo assaggiare, come dicevo, il vostro talento. È arrivato il momento di sentire i Pooh reinterpretati dai Reunion. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo un brano storico, voglio anticipare. Max, cosa ci avete consegnato qui alla live social? Adesso i nostri radioascoltatori potranno assaggiarlo e ovviamente anche gli ascoltatori. Praticamente abbiamo pensato a Giorni Infiniti. Giorni Infiniti. Sì, che è un brano bellissimo, stupendo, che i Pooh appunto hanno iniziato il concerto nella Reunion. E poi in seguito Buona Fortuna, che è un brano che augura la fortuna. Benissimo, è giusto. E allora a questo punto andiamo a goderci i brani portati dai nostri Reunion. Io vi dico semplicemente questo, che se c'è il video social, ragazzi miei, oltre il like, oltre le condivisioni, ci sono i commenti. Per chi avesse sentito i Reunion, per chi li ascolterà, vogliamo il vostro feedback, non la recensione. Siamo tutti buoni oggi a fare recensioni. Vogliamo il vostro responso, vogliamo sapere che cosa ne pensate, vogliamo la vostra idea, vogliamo la vostra emozione scritte sui social. Questo è importante, questo è ciò che cerchiamo. Ma prima di andare, solo un piccolo spazio dedicato a tutte le informazioni riguardanti i Reunion, che potete contattare attraverso questi dati che ritroverete, per voi che siete in ascolto, anche in sovraimpressione, nel nostro video social. maxpooh@live.it è l'email di riferimento, il contatto Facebook è reunion.4, quindi mettete un like subito alla loro pagina per rimanere aggiornati sugli eventi, le disposizioni, le iniziative, i progetti futuri di questo quintetto fantastico. Ci sono anche due numeri di riferimento e sono 349-00-28809, ripeto 349-00-28809, oppure il 348-250-4919, ripeto 348-250-4919. E allora a questo punto Roberto, Joe, Luca, Massimo, Lorenzo, io non posso che salutarvi e ringraziarvi per la vostra partecipazione, ma se volete mandare un ultimo saluto, un ultimo messaggio, ben venga, siete in radio, dovete approfittarne. Ciao, Max, veniteci a sentire, grazie. Allora, io posso dirvi che oltre a tanto romanticismo, come ci ha detto qui tu sei la persona più romantica, secondo me, avremo tanta emozione, ma tanto, tanto, tanto rock. E questo è importante. Lorenzo? Io dico che in pentola bolle tanto. Siamo, oltre a questo evento del 27, che speriamo che vada bene, e abbiamo in mente molte, molte altre date. Benissimo, che... e poi? E che la musica ci sia sempre, insomma, ecco. Luca? Ciao e vi aspettiamo. Semplicemente questo. Questi erano i Reunion. Mi raccomando, seguiteli. Ripeto, feedback. Vogliamo il vostro feedback sui commenti del live social. E condividete il video. Like. Una marea di like per i Reunion. Non solo per noi, non solo per il nostro video social, ma anche per la loro pagina Facebook. E adesso andiamo avanti. Andiamo avanti con la buona musica. La musica dei Reunion. Piccoli bestieri, incrociano nell'alba sulle mie, gioie della notte, sveglie del mattino, che
video è presentato da GSC Scarf.